Bella ragazzi, ciao a tutti, benvenuti su Vanni Games. Allora, oggi siamo di nuovo qui con Formula 1 2018 e non so se avete letto, ma Gran Premio di Monaco, ragazzi. Se ne vedranno delle belle. Vediamo i messaggi. Dare massima priorità alla ricerca e sviluppo. Tutorial, va bene. Il Gran Premio. Questa è la notifica dello sviluppo. Meteo coperto e sviluppo prestazioni. Allora, come al solito, mi faccio i miei programmi di ricerca delle prove libere. Ci rivediamo alle qualifiche. Billa. Bene, ragazzi, siamo alle qualifiche. Sono state le prove libere più difficili di sempre finora. Quel che succede, succede. Allora, qui dobbiamo assolutamente cambiare il motore a combustione interna perché è andato completamente all'82%. E qui siamo al 69, 61, questo aspetterei. Vediamo queste qualifiche. Facciamo subito un giro veloce, proviamoci. Eccoci arrivati su uno dei circuiti più complicati del calendario. Già. Benvenuti alle qualifiche di Monaco. Allora, assetto. Abbiamo deportanza maggiore perché sennò non giriamo in quelle curvette. E direi che proviamo subito. Diciamo che se siamo in top 10 è già un buon risultato. Vediamo. Già la prima sbandata. Abbiamo tagliato troppo quella curva. Già abbiamo toccato un muretto, due muretti, veramente difficile. Devi fare le traiettorie perfette in quelle curve lì, sennò becchi tutti i muretti. Ah, l'ho allargata troppo all'ingresso. Volevo prendere bene la traiettoria, invece ho peggiorato la situazione. Dai, 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 dai. Oh, sei pazzo. Sei pazzo, sei pazzo. L'anteriore non è in Oh. buone condizioni. La tua prestazione di gara ne risentirà. Abbiamo il terzo tempo. Abbiamo il terzo tempo. Vediamo quanto scendiamo. Sto scemo. Cioè, scemo, in realtà quella lì è la corsia dei box. Però, Madonna santa, mi sono spaventato. Siamo quasi alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi. Lewis Hamilton parte dalla pole position con Daniel Ricciardo a scattare dalla seconda posizione. E ora vediamo il resto della griglia. Bottas, Raikkonen, Max Verstappen e Hülkenberg, Sainz, Van Dorn, Perez ed Esteban Ocon, il capitano Vettel, Charles Leclerc e Gasly, Grosjean, Hartley, Marcus Ericsson e Kevin Magnussen, Stroll e Sergei Sirotkin completa la griglia. Ok ragazzi, ci siamo. Allora, partiamo undicesimi perché Vettel ha avuto una penalità, a quanto pare. Non vi Gli prometto altri piloti si niente. stanno Non posso posizionando lungo promettere la griglia, niente. porta pazienza e attenti Non ho sulla ottime curva. sensazioni, però. Vediamo. Porca vacca, l'abbiamo superato i 5 nella prima curva. Ok, è entrata in pista la safety car. Oh. Ripeto, safety car in pista. Raggiungi il gruppo, ma a velocità
tempo delta. Cerchiamo di non beccarci penalità. Ma se stiamo dietro a questi non dovremmo beccarci penalità, no? Mamma mia, c'ho una paura. Come facciamo a fare 20 giri qua senza subire danni? Alcune informazioni su Hülkenberg è fuori dalla gara. Porca vacca, ci stiamo allontanando. Abbiamo rischiato di superare il safety car. E oh, volevo ricucire il gap. Vediamo quanti giri sta. Madonna santa, facciamo il danno. Beh, è finita? Cos'è? Perché non c'è più il tempo delta? Non ho mica capito io come funziona la safety car. Sbandate di brutto. Resta dietro, ma vuol dire che stai troppo indietro. Che la distanza dalla vettura che ti precede deve essere pari o inferiore a 10 auto. Ho capito, ma se vanno troppo forte vanno troppo forte. Allora abbiamo raggiunto la coda della safety car. Qui non sono stato molto furbo, potevo mettere subito la magra e risparmiare il carburante. Ok, stiamo raggiungendo un punto pericoloso con l'usura di MGUH. Il surriscaldamento del motore peggiorerà il problema, quindi mantieni la temperatura sotto controllo. L'ERS lo tengo alto perché poi quando ripartiamo devo cambiare troppe cose. Allora, l'MGUH si sta consumando perché abbiamo messo la magra, secondo voi? Boh, potrebbe essere. È che non so se mi avvisano quando finisce la safety car, cioè se mi avvisano prima che finisce oppure è così a sorpresa. Strano comunque safety car a Monte Carlo. Assolutamente inaspettato. Madonna. Ho paurissima che facciamo il danno in sta corsa. Quanto sta sta safety car? Safety car in questo giro, safety car in questo giro. Ma cosa vuol dire? In temperatura e ricorda che non puoi superare finché la safety car non sarà in arrivo. Nella corsia dei box. Mantieni la posizione fino alla bandiera verde. Ah, esce. Ti consiglio di restare fuori durante questa safety car. Le gomme sono a posto e non vale la pena rischiare di perdere posizione. Siamo ripartiti per caso? Maledetti. Non ci hanno seminato, però non sono riusciti ad approfittare, diciamo. Sono dislessico, vabbè. Allora, non sono freschissimo, perché ieri sera poi ho chiuso. Non è stata forse la mossa migliore. Uff.
Van Dorn è il nostro compagno di squadra, ce l'abbiamo dietro? È sesto Van Dorn? Allucinante, incredibile. Chi ha vinto? Oh, che brutto. Ok, allora. Mi sembra chiaro che non abbiamo il passo per stare con quelli davanti. Obiettivo è mantenere la P6 a questo punto. Per ora perlomeno. Troppo tardi. Allora, quelli dietro non esiste che ce li togliamo di dosso. Io scorreggo sempre perché ho paura di prendere lo spigolo con la ruota posteriore, visto che mi è già successo in altre gare. Allora, l'obiettivo primario è non danneggiare la macchina e perdere meno posizioni possibili. La finestra del pit stop è aperta. Comunque ho ripensato al nostro contratto e penso di aver fatto una mezza cavolata, perché io ho promesso la quinta posizione, però basandomi sull'esperienza della difficoltà a 80. Adesso che abbiamo aumentato la difficoltà è tutta un'altra cosa arrivare quinti. Però aspetto a dirlo perché comunque questo è Monaco, quindi sai, è un po' particolare come gara. Magari la prossima riusciamo a fare meglio. Fermati ai box. Ok. D'accordo, rientri ai box alla fine di questo giro. Vediamo che succede. Mettiamo la grassa. Qui abbiamo alta, peccato. Non abbiamo tanto ERS. Dai. Bene, bravi ragazzi, bravi. Non abbiamo avuto intoppi particolari. Allora, quello chi è? Raikkonen. Dai che usciamo davanti. Siamo usciti davanti a Perez. Attenzione perché le gomme sono fredde. Abbiamo rischiato di spaccare tutto appena usciti dai box. I due o tre giri dopo il pit stop sono molto critici, perché devi andare forte per recuperare, però danneggiare la macchina quando hai già fatto il pit stop può essere un problemone. Allora, Raikkonen è rimasto davanti a noi. Sì, ci siamo avvicinati leggermente, a dire il vero. Però dal ritmo che aveva anche prima penso che recupererà il vantaggio che aveva. Ha fatto il giro veloce sto maledetto. Allora, P8, dai, spingiamo ancora. Ah, sapete cosa? Potremmo avere la fortuna
che un pilota davanti gli fa da tappo. Non so chi sia quello davanti, ma sembra uno più lento perché ci siamo avvicinati. Sapete che qua non si supera molto facilmente. Noi ci facciamo da tappo da soli, diciamo. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa alla miscela 2 al più presto. Non ho capito, un attimo. Buono, buono. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 2,9 secondi. Allora, Perez è sempre lì. Ma è normale, c'è lì, anche perché non siamo molto veloci in questa pista. Raikkonen è ancora davanti a noi e c'è ancora un pelo di traffico. Botta, no, in realtà non è uno lento quello davanti, cioè botta, se voglio dire. Aver schiato, fortuna che sono riuscito a toccare il freno in tempo. Madonna. Cioè un terno al lotto. È dura, è dura. Cavolo, però siamo in P8, eh. Abbiamo perso due posizioni rispetto al pre-pit stop. Il problema è che ho il sospetto che davanti ci siano già fermati tutti. Il distacco dalla vettura che ti precede. Allora, in questo punto ci avviciniamo un sacco. Ma da qui in poi perdiamo. Vabbè, motore, come al solito. Non abbiamo motore. Però siamo qui, ragazzi. Non devo sbagliare queste cose. Quando sono lì, la pressione si fa sentire. Oh ragazzi, cioè non so se avete notato che piloti ci sono qui davanti, e gli siamo dietro. Ho una paura, non posso dire parolacce, quando sono dietro loro, vicino alla staccata. Se al prossimo giro siamo così vicini qua ancora, io mi butto. Niente, cioè qua in accelerazione e velocità ci bruciano proprio. Aveva rischiato di fare il danno due volte di fila proprio. Ah, adesso vediamo quanto arriviamo vicini alla curvetta malefica. Ah, abbiamo perso qualcosa qua. Oh, che cazzo dici? No, vabbè, ma cos'era sta cosa? Cerca di non peggiorare la situazione.
No, non ci posso credere. Cioè, gli danno una penalità, mi auguro. A sta merda qui. Guarda, non giriamo più. No, non ci posso credere, ragazzi. O comunque cioè, io seguo alcuni youtuber che fanno la carriera, ma trovatemene uno così sfigato. Cioè, è allucinante. Ma cos'era sta cosa? Cioè, io non me la spiego. Dopo andiamo a vedere il replay. Ah, non giriamo più a sinistra. Porca vacca. Non giriamo più a sinistra. Questa non ce la dovevi fare, Perez, però. Sei un infame come pochi. 12. No, ragazzi, mancano ancora 8 giri. Cioè abbiamo l'alettone fracassato. Un like, una preghiera, ragazzi. Cioè. Ah, devo frenare come un dannato perché non gira più a sinistra. Cioè, eravamo lì per. Dovevamo attaccarlo al giro precedente, così saremmo stati al sicuro da sto pazzo qua. Non ci posso credere, ragazzi. Cioè, io ho capito fare i sorpassi azzardati, visto che qua non si riesce, però quello, cioè, non era un sorpasso, quello era un attacco kamikaze. No, guarda qui, dobbiamo fermarci per fare sta curva. Ah, ragazzi, portiamo a casa il meglio che possiamo a sto punto. Era già brutta prima la situazione. Andiamo all'attacco? Vabbè, gli restituiamo il favore. Ah, la merda. E sono stato anche troppo pulito. Ma non ci posso credere. Ci giocavamo le posizioni fino alla. Secondo me fino alla P4. P5, no, P4 forse no. Però avevamo settimo, sesto e quinto davanti. Cioè anche gli altri poi, però superarne così tanti. Obiettivamente. Non credo ce l'avremmo fatta, però. Oh, ma sembra che non si sia nemmeno rotto l'alettone sto stronzo. Cioè proprio. Niente, qui mi devo fermare. Allucinante. Ah. Però è un po' frustrante. È un po' frustrante perché cavolo. Stavamo riuscendo a limitare i danni. E per le. Cioè già la seconda gara che qualcuno ci piglia in pieno. Bomber, la strategia non la faccio perché se vado ai box adesso finisco sedicesimo. Inutile provarci, arriviamo a fine gara così, speriamo di arrivarci. Guarda lì, sono tutti attaccati, se entro ai box adesso ultimo arrivo. Ops, raga. Questo sono giustificato, cioè, colpa sua se mi ha rotto l'alettone. Non so come ha fatto a non rompere niente. Ci voleva Perez. Oh, no, però. Cioè, non si avvicina così tanto. Cioè, sono lì, per carità, però. Non è che mi sta scolfiato sul collo.
sta registrando, ok. Il turbo compressore agli sgoccioli, cerca di tenere il chilometraggio al minimo. Il distacco dalla vettura davanti è 7. Ci manca solo che ci si rompe il turbo compressore. Taci. Ingegnere, taci. Com'è che si fa? Ingegnere, taci. Stai zitto. Ingegnere, taci. Ricevuto, va bene. Ci becchiamo la penalità? No, un avvertimento. Va bene. Stavolta abbiamo fatto un paio di errorini che ce li hanno fatti ritrovare addosso. Mamma mia. C'ho l'ansia che si spenga la telecamera. Il distacco dalla prima è 29,8 secondi. Abbiamo una penalità? O era solo... Cos'era quella bandiera bianca e nera in alto a destra? Ci hanno dato la penalità? O era l'avvertimento? Mamma quanto è dura la macchina. Veramente dura da girare. Bene, finalmente si è riusciti a rifarlo decentemente. Questo curvino maledetto. Allora, il vantaggio che abbiamo è che siamo a Monaco, quindi faranno fatica a superare, anche se stiamo andando pianino e abbiamo là la rotta. Tre giri, ragazzi, tre giri. Dobbiamo tenere duro per altri tre giri. Cioè, davanti ci abbiamo Leclerc. Ti rendete conto? Non si era fermato lui. Non si era fermato Leclerc. Si è fermato dopo, secondo me. Ha montato le... No, forse sto dicendo una cavolata. Se riusciamo a guidare puliti ce li teniamo dietro senza... siete problemi. Mamma mia, mamma mia. Perché non sto zitto? Ce li abbiamo attaccati alle chiappe. Mamma mia, un giro che passa è una sofferenza. Non ci voleva, non ci voleva. Auto davanti, 13,5 secondi. No, ma se penso che abbiamo rimandato l'attacco su Raikkonen al giro successivo, che potevamo essere sesti o quinti, qua. No, non è vero, eravamo ottavi. No, non è vero. Eravamo settimi, eravamo sempre settimi. Potevamo essere sesti o quinti. Abbiamo voluto fare il gioco pulito e non rischiare un sorpasso quando eravamo troppo lontani. E questa è la ricompensa. Perez ci ha dato il premio. Mamma mia. Portavamo subito l'attacco.
ragazzi, ultimo giro. Sei all'ultimo giro. Portiamo a casa sta P7, più che dignitosa, date le circostanze. Assolutamente non soddisfacente, però. Per come si erano messe le cose, soprattutto. Cioè, dopo il pit stop eravamo al passo dei primi. Mi ricordo che ho detto a un certo punto, non so se vi rendete conto, ragazzi, se vi rendete conto del gruppo di piloti che abbiamo davanti: Raikkonen, Bottas, Vettel, Hamilton. Eravamo con questi piloti qui, non eravamo mica con i Perez della situazione. E invece è andata così. Ma non solo eravamo con loro, eravamo anche più veloci in certi punti. Perez, cioè, non ci pensare proprio, ma non ci pensare proprio neanche da lontano. Ok, gara finita. Fai attenzione alla macchina mentre entri. È dura, eh? È dura così. Dopo la scorsa gara ci voleva un po' di riscatto. Conquistano un'altra vittoria. Fantastica. Dunque, Luca, cosa ha fatto per esaltarsi nella gara di oggi? Beh, direi che ha sfruttato alla perfezione la safety car. Quando la gara viene resettata ci si fanno tante domande. Torna ai box a cambiare le gomme? Ho spazio sufficiente dietro di me? Quanto carburante posso risparmiare? Solo chi sa dare la giusta risposta a tutti questi interrogativi ha buone possibilità di vincere. Oggi è andata proprio così. Ora è il tempo dei festeggiamenti dopo un gran premio fantastico. Vi odio! Che salgono sul podio. Incredibile. E ora diamo un'occhiata alla classifica. Che campionato, ragazzi. Almeno ci siamo presi i nostri 6 punti in cima alla classifica. Luca Filippi, secondo te chi è il pilota? Sfida piloti l'abbiamo vinta. Dopo una gara del genere non può che essere Charles Leclerc, giusto? Beh, devo dire che sono d'accordo. Vuole tenersi soddisfatto. Allora, abbiamo vinto la rivalità. Quindi ci danno dei bonus, un fracco di punti bonus. Rivalità vinta 2,50, dai. Ecco, questa mi tira un po' il culo, eh. Questa mi tira un po' il culo. Però era difficile 32 punti. Orca vacca, come siamo andati giù. Ragazzi, abbiamo fatto il passo più lungo della gamba. Abbiamo messo delle condizioni contrattuali un po' azzardate, però. Cioè, se già ci facessero finire le gare senza sfondarci. Ah, ok, me lo fa lui il cassettone. Piuttosto deluso, è un gran casino. Come è andata così? Partivo 11esimo, sono arrivato 7esimo. Un po' recuperato. Devi di più per centrare gli obiettivi fissati dalla squadra. Lo sviluppo ne soffrirà se li manchi. E anche il rinnovo del tuo contratto. Ragazzi, ci licenziano. Cazzo. Allora, ragazzi, questo è il panorama. Diciamo che queste prime 5 gare, cosa sono state? Sono state un bel test. Stiamo migliorando, cioè mi sento che sto migliorando la guida, anche perché abbiamo aumentato apposta la difficoltà. Siamo stati molto sfortunati in parecchie occasioni. Vediamo dalla prossima di darci dentro e raggiungere la top 5. Bella ragazzi, allora lasciatemi un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, seguitemi se volete anche su Twitch, canale Bunny Twitch. Organizzerò nei prossimi giorni la schedule precisa delle live, visto che tra poco inizierò l'università, ahimè. Cioè, rinizierò l'università. E niente, ci vediamo alla prossima.